Ciao Giuseppe, allora adesso i nostri ascoltatori si stanno abituando, ciò è un'esultanza e quindi il senso del podcast è che prima di iniziare devi caricarti tu e devi caricare ovviamente i nostri ascoltatori. E quindi io ti chiedo appunto di fare un ciò bello convinto in modo che possiamo partire velocissimi. Ciò! Ciò è un'esultanza. È quell'emozione che trattieni e poi tutto a un tratto si scatena. Nello sport questa emozione è al centro di tutto e per questo siamo qui a parlare con chi lo sport lo vive. E ciao a tutti amici, benvenuti a Ciò, il podcast in cui l'emozione per lo sport è al centro di tutto. Benvenuti o bentornati, io mi presento, sono France. Benvenuti o bentornati perché magari venite da un'altra delle puntate che abbiamo fatto con tutti gli altri ospiti. Io in ogni caso vi ricordo che siamo su YouTube, sul canale Ciò, l'emozione per lo sport, su YouTube, dove potete iscrivervi e lasciare un mi piace, un commento se vi va. Siamo su Spotify e su tutte le altre piattaforme di podcasting, dove potete benissimo seguire. Se siete su Spotify potete lasciare la valutazione 5 stelle se vi va. E oggi siamo con un ospite che tra le altre varie cose che ha fatto in ambito calcistico adesso è impegnato per Cronache di Spogliatoio e per Il Foglio, Giuseppe Pastore. Ciao Giuseppe, un piacere averti qui. Ciao a tutti, eccomi, ti ringrazio per l'invito e a te la parola. Dai, iniziamo subito, entriamo subito nel vivo. La prima domanda che io faccio un po' a tutti gli ospiti è quella, diciamo, un po' più scontata, dalla quale però si deve partire, cioè come è nata la tua passione per in particolare il calcio, però so che segui anche altri sport, e come poi l'hai portata avanti anche a livello lavorativo? Beh, diciamo che come tutti nasce da bambino. Ricordo l'evento sportivo che fece un po' da detonatore, che furono i mondiali del 94 negli Stati Uniti, che erano mondiali anche difficili da seguire, gare di notte, e quindi insomma non è che seguivo tutto, però iniziai ad appassionarmi in maniera davvero, davvero furiosa al calcio, e poi da lì non ho mai smesso. Cioè, un divertimento, è un passatempo, ma è anche una compagnia che fortunatamente, come dire, non svolgo da solo. Cioè, non è uno di quegli hobby minimi di cui non trovi mai nessuno con cui condividere o di cui parlare. Per fortuna c'è una grande comunità e un grande seguito, e quindi il lavorare, fare un lavoro di questo tipo all'interno del calcio, parlando di calcio, magari provando anche a fare un po' il divulgatore, per usare parole un po' ampollose, beh, è una cosa che non è certamente mai un peso, mai una fatica, uno stress, quindi sono molto fortunato e naturalmente ho cercato di coltivare questa fortuna in questi anni, e devo dire che insomma anche il seguito di questi ultimi anni con Cronache è molto bello, e anche perché per la prima volta come dire, il lavoro, comunque quello che faccio, va a un pubblico più giovane di me, che è una cosa che insomma non ero abituato a pensare, e è una cosa che mi piace molto e mi fa molto piacere, quindi si inizia. Poi insomma tutte le varie esperienze che uno fa nella sua carriera sono sempre tutte un po' costruttive per formare un percorso anche di vita e di esperienza. Io ho lavorato per tanti anni, per 3 anni a Sky Sport 24, per 3 anni al Milan, al canale tematico del Milan, Milan TV, poi ho lavorato anche in Gazzetta dello Sport, ho ancora tante collaborazioni con tante testate cartacee online, e da oltre 2 anni ormai sono a Cronache di Spogliatoio, mi trovo benissimo e insomma spero che si veda e che piaccia anche a voi che ascoltate. Infatti tra tutti i vari contenuti, tutti i tuoi vari lavori, volevo partire proprio da questo periodo in Cronache, perché tu fai al di là dei tantissimi podcast, io penso a Rasoiate per esempio, oppure Partite di Trevi tra le altre, ci sono anche i contenuti serali che si possono trovare su YouTube e anche i giorni dopo si possono anche riprendere su Spotify, e pensavo come è strutturata la tua giornata, perché appunto per chi non sapesse, magari Rasoiate è un daily podcast che esce, se non mi sbaglio, alle 7 del mattino, comunque presto la mattina, e poi ci sono appunto i programmi serali che sono di sera, che finiscono anche abbastanza tardi. Volevo sapere come riesci a giostrarti durante la giornata, ecco. Allora, intanto è fondamentale dormire. Non sono di quelli che dice no, io dormo 2-3 ore, lavoro troppo. No, io in realtà dormo 7-8 ore per notte, vado a dormire molto tardi, specialmente quando ci sono le dirette la sera, magari il podcast lo scrivo dopo. E l'ultima cosa che faccio prima di andare a dormire è inviare il file audio con il testo alle varie chat, dove poi la mattina dopo chi si occupa del montaggio,
del suono, si occuperà poi di confezionarlo e pubblicarlo sulle varie piattaforme. Io è una cosa che ovviamente non faccio io personalmente, io mi limito a leggerlo e a scriverlo e leggerlo, e quindi intorno alle 2 più o meno ho finito tutto, ecco. Poi insomma, ci sono giornate ovviamente fuori programma, mai così, e mi sveglio, quindi torno alle 9, 9 e un quarto del mattino, e da lì inizia una giornata che passa attraverso delle call, delle riunioni anche con le redazioni. Faccio anche altre, magari posso fare anche altri collaborare con altri, testate, con altri siti. E quindi, insomma, è una giornata un po'... Io sono un freelance, libero professionista, quindi non ho un ufficio in cui mi reco tutte le mattine, non ho una routine che è quella cosa che davvero vi vedo come un fumo negli occhi, una noia da cui scappare. Per fortuna sto riuscendo in questo periodo a non farlo, dopo averlo fatto anche per tanti anni. E quindi insomma la giornata si compone sempre in modo diverso. È difficile per me dare una giornata tipo, a volte non lavoro più di tanto, a volte ho mille cose da fare, a volte ho da registrare un video, da scriverne un altro. Dipende anche dal... Il weekend è molto impegnativo, ci sono le partite ovviamente. Lunedì è uno dei giorni più scarichi, per esempio, a parte la sera quando il programma cronache. Dipende, ci sono vari imprevisti e varie, anche perché il lavoro del giornalista, cioè il giornalista che comunque lavora sull'attualità, è quello che le sue giornate sono anche un po' scandite da ciò che succede. Capitano notizie anche, non so, mi viene in mente una notizia che ha cambiato la giornata di tutti, scorsa estate, la morte di Berlusconi. Berlusconi muore. La notizia si diffonde alle 9 del mattino, io davvero mi ero appena svegliato e avevo da fare tante cose nel corso della giornata, ma furono tutte cambiate, travolte da questo fatto che andava assolutamente seguito, non per, come dire, cinismo, per fare l'avvoltoio, ma perché è un lavoro che comunque anche questo, cioè il lavoro del giornalista è quello di stare sulla notizia, sul pezzo, e quindi cronache, organizzo una serie di contenuti nel corso della giornata sui social a cui diedi una mano. Lo stesso Rasoiate di quel giorno fu impostato su questo tema e così via. Sono cose che ovviamente fanno parte della routine, non sono prevedibili, ed è anche questo un po' il bello, tra virgolette, perché in questo caso non c'è niente di bello ovviamente, ma il brivido, il fascino, l'imprevisto del lavoro, che è quella, una delle cose che, come dire, è più affascinante ed è più quasi romantica. Tutto ciò di romantico che è rimasto di questo lavoro sta in questa cosa qui, il non sapere mai la mattina cosa succederà fino alla sera, e lo sport in particolare si presta benissimo a questo tipo di ragionamento. Un altro contenuto di cui invece volevo parlare con te è un contenuto che diciamo tu hai un po' pubblicizzato ovviamente sui tuoi social, a cui hai collaborato anche tu, che è Mosaico, certo. E che è una rivista cartacea, che appunto sul tuo profilo di Instagram c'è un post in cui tu ti fai un po' delle domande, come se avessi quasi un interlocutore, in cui dici: ma come cartacea? Il 2023? E tu dici: eh sì, è cartacea. E mentre che stiamo registrando questa puntata è ancora il primo numero, sì. Invece tra non tantissimo dovrebbe uscire già il secondo numero, perché nel caso volesse. Sì, esatto, poi sono questioni, come dire, anche burocratiche che lascio alla cronaca e alla casa editrice, cioè alla Mondadori. È stata un'esperienza sicuramente interessante, anche perché insomma tutto quello che alla fine ho fatto io è non troppo diverso da quello che faccio normalmente, cioè scrivere articoli su temi definiti, e quindi è un il mio lavoro è un lavoro che diciamo magari è più visibile rispetto a quello altrui. Però c'è un lavoro dietro straordinario, secondo me, a livello grafico, a livello di impaginazione, a livello anche di pensiero, di concezione, di concepimento dell'opera, ed è un qualcosa che certamente va un po' in controtendenza con l'epoca di oggi, che è naturalmente molto più digitale, molto più immateriale, eccetera. In questo caso invece è stata fatta un'operazione anche rivolta non soltanto al pubblico giovane, che costituisce la maggior parte del pubblico di cronaca, ma anche un pubblico magari un po' più adulto, che magari frequenta molto più le librerie di quanto facciano altri, o magari vede in Maradona, sa di Maradona molte più cose, ha un'idea di Maradona molto diversa da quella che hanno il nostro pubblico abituale. Quindi è stato un bel tentativo di fondere, di unire, di mettere in contatto pubblici diversi. È stata una cosa sinceramente molto divertente, anche perché poi le presentazioni che abbiamo fatto quest'estate un po' dappertutto, a Firenze, a Milano, a Torino, eccetera, ci hanno messo in contatto con un pubblico molto eterogeneo, molto vasto, e quando poi entri in contatto con la gente vera, il mondo reale, uscendo dai social e
dalla bolla che ci siamo creati, è sempre un'esperienza molto interessante, perché davvero poi entra in contatto davvero con la realtà, che poi è il fine ultimo di chi fa, secondo me, il mio lavoro, non rimanere confinato ai social, al gruppetto virtuale, ma entrare a contatto con la realtà, ecco. Ecco, visto che dicevi anche il vostro seguito comunque con tutta la squadra di Cronache e così, chi vi segue, diciamo, ti conosce, saprà che quasi, non dico tutte, però quasi ogni frase tu hai accompagnata da una citazione a un film o un titolo, una frase comunque di una canzone che descrive un po' la situazione che stai cercando di raccontare. Quindi volevo parlare con te anche della tua passione per il cinema in particolare. Sì, che mi aiuta molto anche a, come dire, a trovare il titolo, a trovare l'uscita un attimo dal solito dibattito un po' stagnante, proprio perché sono le mie due grandi passioni. Io fino a 20 anni ho anche combattuto se scrivere di cinema o addirittura provare a fare, che ne so, lo sceneggiatore e il regista. Poi ho lasciato perdere per fortuna, ma era comunque una passione che ho sviluppato da adolescente, che non mi ha ancora naturalmente, che porto ancora con me. È sicuramente una cosa, insomma, il cinema alla fine è qualcosa che apre molto la mente. Il cinema, dico il cinema, l'arte in generale, vale per la musica, vale per la letteratura, vale per ogni cosa. Io non voglio, come dire, limitarmi a quello. E soprattutto ti aiuta a dare un punto di riferimento, un punto di osservazione laterale, diverso, magari meno scontato, perché mette al centro del discorso il lato umano, le persone. Cioè, tutti gli sportivi, allenatori, calciatori, presidenti, sono persone che hanno certamente delle qualità magari superiori, perché appunto sono quelli che ci sono riusciti rispetto ad altri, ma hanno comunque tutti... Vanno umanizzate queste persone, non vanno raccontate come dei supereroi o degli infallibili, perché sono tutte persone che sono piene di dubbi, sono piene di contraddizioni, di errori, senza volerli etichettare in maniera negativa. Siamo tutti fatti così, non c'è una zona franca che li porta a essere, come dire, invincibili o immortali, tutt'altro. E questo aspetto secondo me è un po' venuto a mancare in questi ultimi anni rispetto al passato, anche perché il calciatore si è fatto sempre più raggiungibile, sempre più inafferrabile, sembra quasi un virtuale, in realtà non è così. Più si va invece in profondità, più si dà spessore alla persona, e questo non è altro che un pregio, un guadagno, anche dal suo punto di vista. Molti calciatori non lo capiscono, perché magari ammettere una debolezza significa essere deboli, in realtà è tutt'altro, però è un lato comunque che l'analisi psicologica è una cosa che mi piace molto, perché esiste sempre tutto parte dalla testa. Il rendimento di una squadra di calcio, di un calciatore, parte essenzialmente dalla serenità mentale o dalla sua predisposizione. Poi tutto quello, le gambe, il fisico, la tattica vengono sempre dopo. Si parte sempre dalla testa, ed è una cosa che secondo me, essendo molto difficile da cogliere appieno, perché è un mistero per noi, la psiche è sempre un po' sottovalutata. In realtà proprio per questo è la cosa che conta di più, secondo me. Ok, invece tornando ai un po' i contenuti, tu hai detto che principalmente tu scrivi, però appunto sei anche diciamo in video, in audio, diciamo raccontando tante storie diverse, parlando di tanti fatti, usi tantissimo le parole. E siamo in un mondo in cui, diciamo, anche gli errori di comunicazione sono sempre un po' dietro l'angolo. Quindi volevo chiederti, tu che sei una persona che, appunto, scrive tantissimo, parla tantissimo di vari argomenti, anche molto importanti, perché comunque il calcio in Italia è uno degli argomenti più chiacchierati, come si fa comunque a trovare la parola giusta per districarsi in questo mondo? Questa è una bella domanda, anche perché l'uso della scelta della parola giusta è un po' il grande obiettivo di chi fa, secondo me, questo mestiere. Spesso le parole sono buttate lì, sono un po' abusate, sono un po' stereotipate. Io odio, per esempio, una delle espressioni come sliding doors, che nasce da un film di 25 anni fa, che è diventata talmente citata e talmente consumata che non è rimasto nulla. È un luogo comune, come dire la resilienza, come dire iconico, come dire queste parole ormai svuotate di significato, e anzi che vengono citate soltanto perché sono le prime che vengono in mente. In realtà ci sarebbero molte più sfumature. Il dizionario, ecco, è una lettura impegnativa, un dizionario intero, però è davvero un contenitore di grandissimi spunti, e naturalmente bisogna leggere, bisogna tenere la mente occupata anche da cose diverse dal calcio. Proprio perché è per questo motivo, perché si sceglie poi il modo giusto di etichettare, di definire, di
di inquadrare un problema. Chi parla bene pensa bene, fondamentalmente. Ora, non spero che sia il mio caso, naturalmente, ma è una regola che secondo me vale sempre. Le parole sono importanti perché aiutano a capire, a inquadrare in maniera più precisa possibile un discorso, un problema, una tematica. Se si va sul banale, come tutti i calciatori che dicono la parola importante, abbiamo fatto una partita importante, un giocatore importante, no, i giocatori sono tanti modi per definirli, anzi, più sei preciso, più ti fai capire e più rimani magari anche nella testa di chi ti ascolta. Perciò è importante, ecco, ho detto, uso io la parola importante, perciò è fondamentale in realtà avere un uso adulto e un uso responsabile, ma un uso anche creativo del linguaggio, perché è ciò che ci distingue poi dagli altri animali, per esempio, avere usare un linguaggio, quindi è tutto qui. Parliamo adesso invece di rapporti umani, perché appunto all'interno della squadra di cronache, come tu hai detto, tu non sei da solo, collabori con tante altre persone, e c'è una persona in particolare di cui volevo chiederti, perché diciamo appunto un po' con il podcast Partite di Trevi, un po' con anche il programma serale La Fontana di Trevi, ovviamente il personaggio di cui sto parlando è Riccardo Trevisani. Com'è che vi rapportate voi due? Ma intanto io avevo grandissima stima di Riccardo anche prima di conoscerlo, perché insomma lo conosciamo tutti come grande telecronista e sappiamo tutti la carriera che ha e che ha avuto. Adesso la cosa di persona è assolutamente, come dire, magari ecco, mi aspettavo che fosse un po' divo, un po' che se la tirasse un po' arrogante. Lui non nasconde una certa presunzione, che peraltro ho anch'io nel rapportarsi al calcio, proprio perché è talmente non solo competente ma appassionato della materia. E tutto quello che dice, per quanto sia a volte ruvido, a volte cercando anche un po' anche comprensibilmente la polemica, il dibattito, è circostanziato, è basato su fatti, su dati oggettivi. Poi, come tutti, ha le sue simpatie, le sue. Però sono sempre cose di grande onestà intellettuale, questo glielo riconosco senza problemi. E poi ha soprattutto una cosa che salva la categoria, soprattutto se fai questo lavoro da tanti anni, devi avere passione. Ieri sera, mercoledì, primo quando novembre, stiamo, ecco, esatto, ha commentato Udinese-Cagliari di Coppa Italia, una partitaccia micidiale, lunghissima, finita quasi a mezzanotte, ecco, con giocatori anche sconosciuti in campo. Nonostante ciò, lui l'ha commentata con grande trasporto, con grande enfasi, magari quasi eccessiva per qualcuno riguardo un sedicesimo di Coppa Italia. Però era il modo giusto, perché questo lavoro non deve farti prediligere la finale di Champions a un ottavo di Coppa Italia, perché è tutto importante, e il modo di la passione ti porta a considerare di uguale importanza le due partite. Questa è la cosa che, come dire, fa la differenza, perché magari tu arrivi per i 40 anni, inizi un po' a perdere anche naturalmente l'entusiasmo, il brio, la voglia di passare ore a seguire. Se ti rimane perché ti piace davvero quello che fai, se ti diverte quello che fai, quello fa la differenza anche agli occhi del pubblico, perché il pubblico riconosce una passione, un divertimento. Sai quanta gente ci commenta su YouTube, nei commenti dei video? Si vede proprio che vi divertite, cosa che non vale per tutte le trasmissioni televisive e per tutti i programmi, senza fare nomi ovviamente, però si vede che c'è una passione che ci porta a stare un'ora e mezza, due ore in onda senza problemi, e questo la gente lo nota, ce lo riconosce e, come dire, certifica un buon valore di quello che facciamo. E Riccardo, devo dire, questa cosa ce l'hai in comune con me, perché entrambi non faremo altro dalla mattina alla sera, per fortuna facciamo anche altro, però se fossimo costretti non avremmo nessun problema. E questo fa la differenza anche al fine anche del dibattito, della competenza in generale. E ti devo dire, vabbè, ovviamente io sono tra quelli che vi segue, però comunque si nota anche per il fatto che voi all'interno di un'ora e mezza o due ore all'interno di un programma prendiate tantissimi, veramente tantissimi argomenti, anche di squadre, campionati molto minori, cose che invece magari in altri programmi magari si sta un programma della stessa durata, parla solamente delle classiche tre squadre, Juventus, Inter e Milan, ecco che. Sì, sì, anche perché noi guardiamo tante partite nel weekend, non soltanto le grandi, ma io cerco di guardare quantomeno 7-8 partite per intero, poi naturalmente gli highlights, eccetera, però ecco, il sabato e la domenica guardo più o meno tutto, proprio perché, come dire, me lo impone non soltanto una passione, ma anche me lo impone, insomma, il fatto di poi doverne parlare in maniera anche piuttosto visibile il giorno dopo, quindi è giusto che lo faccio con piacere, ma il fatto appunto di guardare, non so, Cagliari-Frosinone ci porta ad avere anche punti di vista su Cagliari-Frosinone, questo
Poi è chiaro il discorso che fanno molte TV, ma noi parliamo solo di questo perché la gente vuole separare tra internet. Non è del tutto vero, secondo me, in parte sì, ma non del tutto. È una visione, secondo me, un po' vecchia del calcio, che ha anche un po' peggiorato la qualità del prodotto, secondo me, quando invece come dire, il fascino presunto del calcio anni 80 e anni 90 era che ci fossero tante squadre importanti, anche un Vicenza, un Udinese, una Sampdoria, Chievo avevano una visibilità superiore perché la gente le sentiva parlare e quindi si appassionava anche a personaggi minori. Ci sono tantissimi personaggi interessanti nelle squadre di medio-bassa classifica che non vengono mai, come dire, raccolte, perché si preferisce spolpare fino all'osso i soliti 10-15 personaggi che poi in realtà non hanno magari nemmeno di tanto di clamoroso da dire. Invece le squadre medio-basse sono molto molto interessanti e noi cerchiamo appunto di renderne giustizia, e poi sono loro che vengono a cercare cronaca a un certo punto, no? Perché ci propongono interviste, ci propongono speciali, e questo ci fa molto piacere perché certifica la qualità del lavoro che facciamo tutti i giorni. E poi invece tra... diciamo, in questo momento stanno diventando un po' virali delle sorte di clip di te che ti propongono una giornata di un campionato, solitamente anni, diciamo, che vanno dagli 80 ai 2000, diciamo, giù di lì, e tu dici esattamente tutti i match, tutti i risultati e possibilmente anche tutti i marcatori, ecco, di quella giornata. Io volevo in realtà prendere la domanda un po' più larga, perché ciò, come ho detto, è il podcast in cui al centro c'è l'emozione per lo sport, e adesso, diciamo, vari studi dicono che i ricordi sono molto legati all'emozione. Quindi volevo chiederti, in qualche modo, all'interno di questi tuoi ricordi, appunto, ti ricordi le partite, ti ricordi, c'è anche un po' il fatto che tu hai questa emozione, questo grande sentimento per il calcio, e quindi ti porta a ricordarti appunto praticamente qualsiasi avvenimento? È possibile che sia così, perché di sicuro non ho una memoria simile per altre cose. Non è che mi ricordo tutti i numeri di telefono, tutte le volte che sono stato, che ne so, a mangiare fuori o eccetera. È chiaramente una cosa che ho sempre, a cui mi sono sempre avvicinato con grande, evidentemente con grande concentrazione, perché se me lo ricordo ancora oggi ci sarà un motivo. Devo dire che non mi fa nessuna fatica, cioè non è che vado a ripassarmi le cose, non funzionerebbe altrimenti. È una cosa che ho stampate nel cervello da sempre ed è così. Chiaramente, evidentemente, perché da parte mia c'è sempre stato un interesse, un'attenzione a quello che succedeva, che fa in modo che io me le ricordi ancora adesso dopo 20-25 anni. E così, non ci vorrebbe, non so, uno scienziato, uno psichiatra per capire bene in profondità questo motivo. E così, e la cosa mi diverte molto, anche perché essendo io molto piccolo mi facilita molto il lavoro, perché non devo andare a controllare tutto, ma ricordandomelo bene ho già in testa dove andare a cercare questa cosa o dove ricordarmi o se è successa una cosa. Quindi è molto una cosa che facilita molto il mio lavoro, devo dire, ma come dire, sono contento di condividerla, anche perché alla fine, insomma, è anche divertente. E sempre nell'ambito emozioni, appunto, a cronache tu ti trovi anche a raccontare tantissime partite, storie magari di grandi calciatori, grandi club e così. E c'è una storia che ti ha emozionato, comunque che ti ricordi che hai raccontato, diciamo, con più enfasi, o comunque in cui eri più coinvolto? Allora, ce ne sono due o tre. Tra i video del canale YouTube, diciamo, che ormai sono parecchi, siamo sopra la cinquantina sicuramente. La storia del Camerun anni 90, del 1990, pur non avendola vissuta direttamente, perché davvero non ricordo nulla di quel mondiale, avevo 4 anni. Ripassandola e rivivendola, anche, come dire, mettendola insieme in comunicazione all'Italia del 90, a quell'epoca, a quella società, è una cosa molto molto bella, e soprattutto ha avuto un bel riscontro, perché evidentemente ho toccato delle corde che non avevo solo io, non sentivo solo io. Poi mi ricordo ha avuto un grande successo anche la storia del derby del 2003 di Champions Inter Milan, che è stata realizzata proprio in funzione del derby del 2023, e lì bravissimi anche montatori, grafici e tutto, a uscire esattamente il giorno dopo la fine dei quarti finale, con un tempismo che invidierebbero in tante redazioni, e non parlo a caso.
E quella è venuta molto bene, secondo me, perché è davvero un esempio di contenuto ragionato, emozionale, ma non di getto. È una cosa, è come se fosse davvero una sceneggiatura ben scritta. Non lo dico solo per me, ma per tutti, per chi l'ha montata, per chi l'ha. Perché il montaggio e il suono fanno lo stesso che il testo, insomma. Ne sono tante che sono affezionato, alcune devono ancora uscire, tra l'altro. Ah, okay. Perché ogni episodio, ogni storia è potenzialmente ricca di sfumature che magari non si sono nemmeno. Non si conoscono nemmeno, anche se parliamo, non so, di Buffono, di Del Piero, ci sono dei passaggi che non conosciamo anche di loro. Ed è così, e scoprirli davvero mi dà ogni volta una grande emozione, perché è come un esploratore che trova una pepita d'oro sotto il giardino, ecco, una cosa che mi dà grandissimo gusto, e forse il fine più alto, come dire, il gusto ultimo di questo tipo di lavoro è proprio lo scoprire delle cose, il trovare dei punti di vista che nessuno aveva mai potuto osservare e metterli a disposizione di chi guarda, di chi ascolta. E visto che hai parlato comunque di video che dovranno ancora uscire, diciamo, quindi hai parlato un po' di futuro, siamo un po' addirittura d'arrivo con questa intervista, ti chiedo se hai appunto dei programmi futuri, anche breve termine o anche lungo termine. Ma adesso sono concentrato su questa stagione che finirà con gli europei, speriamo di parteciparci come Italia, Cronaca di sicuro li coprirà meglio, diciamo, in maniera più appassionata, se sarà l'Italia ovviamente. Speriamo di esserci e poi vediamo. Io adesso, avendo 37, quasi 38 anni, ho iniziato a ragionare come fanno gli allenatori. Cioè, non dico stagione per stagione, però al massimo di 3 anni in 3 anni. Anche perché sono anche una persona che a volte si stufa, non del lavoro in sé, ma di una ripetitività che quasi sempre il lavoro ti dà. Cioè, la routine di lavorare in una grande azienda, una grande redazione, è quella che sei soggetto a turni tutti uguali, a orari tutti uguali, e dopo un po' svanita la benzina si perde un po' il senso. Invece il mio obiettivo, ecco, è cercare di rimanere flessibile, di rimanere su più tavoli, perché anche il modo di raccontare il calcio, il modo di raccontare tutto va verso questa direzione, cioè una grande flessibilità e una grande adattabilità in tante direzioni diverse, dal podcast al video, all'articolo scritto, alla parola scritta, insomma, bisogna saper fare un po' tutto. Io non so fare tutto, naturalmente, però più cose si sanno fare, più è divertente, ci può essere utili in questa epoca dove c'è molta meno settorializzazione e tutti più o meno cercano di saper fare tutto, chi meglio, chi peggio, ma la direzione è quella, secondo me. Grazie mille, Giuseppe, grazie anche agli ascoltatori che sono arrivati fino a questo punto dell'intervista. Io vi ricordo che potete seguirci su YouTube, se potete iscrivervi, potete mettere mi piace e potete anche lasciare un commento per dirci come vi è sembrata questa puntata. Potete seguirci su Spotify e su tutte le altre piattaforme di podcasting, 5 stelle di valutazione se vi va, e potete anche seguirci sulla pagina di Instagram, @podcast. Per me è stato veramente un onore averti qui, Giuseppe, grazie mille. Grazie a te, e continuate a seguire @podcast. Ciò podcast, ok. Grazie. Ciò è un'esultanza. Ciao!